Piero Auguste Renoir è stato un progenitore del movimento di impressionismo. Questa opera di arte è stata fatta nell'anno fra 1862 e 1863. È un'opera considerata quasi un'opera prima di questo grandissimo pittore francese e questa opera di arte è intitolata Portrait de Mademoiselle Poré in francese. E quello che è assolutamente spettacolare con questa opera è che lui l'ha fatto nel modo neoclassico. Non ci sono tante opere che lui ha fatto con questo stile e perciò è considerato un'opera prima, con tutti i colori, l'espressione della faccia, l'estetica molto dinamica e non molto comune per tante delle opere che Renoir ha fatto. Questa opera di arte è stata fatta fra l'anno 1862 e 1863, che vuol dire che è stata fatta nella prima parte della sua vita e oggigiorno è ancora considerata una delle opere più importanti che Renoir ha fatto nei anni formativi della sua giovinezza. Questa opera si trova in una collezione particolare fuori della città di New York e è anche parte dall'Istituto Wildenstein, che vuol dire che è anche nel catalogo più importante di Renoir, il Wildenstein Platter Catalog.